Secondo i dati ufficiali dell'ATS Bergamo, a fine novembre Solto Collina segnava un aumento di casi positivi con un tasso di 6,6 contagiati per 1.000 persone, dato che è salito addirittura all'11,5 nella seconda settimana di dicembre, portando il comune ad essere il primo in provincia di Bergamo per tamponi positivi. Ma i dati riportati dai media locali tra loro erano contraddittori, affermando che a Solto Collina non c'era traccia di Covid, mentre un'altra fonte di informazione affermava che la gente si sarebbe contagiata a messa, cantando in coro o all'oratorio. I dati che noi abbiamo personalmente sono persone che non hanno nulla a che fare con queste associazioni, ma sono partite, secondo me, dalla scuola, dai ragazzi che frequentano la scuola. Una famiglia intera si è infettata perché ha ospitato in buona fede in casa il bambino di un'altra famiglia. A seguito quindi di informazioni tra loro totalmente divergenti, ecco l'appello del medico di famiglia. Solo con i dati alla mano si può dire esattamente come stanno le cose e quindi magari indurre le persone ad abbassare la guardia o a evitare, ad esempio, certi comportamenti utili, quali ad esempio non frequentare le case di persone non conosciute, ma anche conosciute, tipo gli amici, non frequentare i luoghi chiusi, ad esempio, come i bar, eccetera. Alla data del 22 dicembre la situazione dei positivi nel comune pare comunque lievemente migliorata. Negli ultimi 2 o 3 giorni, almeno per quanto riguarda i miei pazienti, quindi non ho, diciamo così, la visione su tutti i pazienti di Solto Collina, sembra che il numero dei positivi sta scendendo. Però le ripeto, prendo questi dati con la pinza perché solo giovedì avremo i dati di ATS. E come sempre il costante richiamo alle misure che tutti devono adottare. Non abbassare la guardia, adottare tutte le misure, non mi piace la parola distanziamento sociale, però purtroppo bisogna stare molto attenti, molto, molto accorti, quindi frequentare il meno possibile le persone, anche perché si sa quando si è in casa ci si toglie la mascherina, ci si abbraccia, è lì dove il virus poi trova fertilità. Infine, un appello anche perché la popolazione capisca l'importanza del vaccino anti-Covid. Credo sì nei vaccini e sicuramente appena mi sarà data la possibilità, seguendo le normali vie, farò il vaccino. Informazione corretta dunque e buone pratiche per tutti, come quelle che ha appena ricordato il medico di famiglia.